È stato presentato quest'oggi il risultato dell'azione formativa nel cantiere sperimentale di recupero degli affreschi medievali della chiesa di San Bernardo a Cesana di Lentiai. Un restauro che ha visto protagonisti 6 studenti già diplomati in tecniche del restauro di beni culturali, coordinati dal tutor formativo Paola Ciprian. I dipinti che vediamo sono dei dipinti murali che sono stati realizzati con tecnica mista e quindi sia ad affresco che a mezzo fresco. Rappresentano la storia dei santi, nella parte sommitale vediamo l'Annunciazione, vediamo la Madonna del Latte, nella parte inferiore destra vediamo una sorta di trilogia di santi in cui viene rappresentato anche il santo fondatore della chiesa, San Bernardo. L'intervento che è stato condotto ha visto tutte le azioni di conservazione dell'intera superficie e la ricomposizione pittorica dell'Annunciazione, quindi della parte sommitale. Un'iniziativa di ampio respiro e fortemente orientata alla formazione. È un progetto che ha voluto andare a specializzare delle figure di conservatori per superfici decorate dell'architettura e la scuola di Ile è stata scelta in questo caso perché per creare una filiera manuale dove il lavoro manuale abbia anche un'elevazione dal punto di vista storico-artistico e culturale. Un evento molto significativo per tutta la comunità locale. La giornata di oggi per noi rappresenta proprio di porre un altro tassello in questo sogno che portiamo avanti appunto dal 2010 di vedere questa chiesa interamente recuperata e a servizio di tutta la comunità di Cesana, di Lentiai, ma non solo, perché quello che sta emergendo va oltre gli interessi di questa piccola comunità. Per il futuro si continuerà ancora sulla scia della formazione. In questo caso è importante la collaborazione con la scuola edile di Sedico, che ci ha concesso di fare un progetto innovativo che è un progetto di formazione. Pensiamo di proseguire su questa strada e di farla diventare in qualche modo un cantiere scuola per tutto il bellunese nel restauro degli affreschi particolarmente importanti, per cui nella formazione delle nostre maestranze potranno confrontarsi con quello che è forse uno dei maggiori monumenti storico-artistici della nostra provincia.